senza cuffia. Bella. Dove mettiti lì dietro la signorina con gli occhiali? Tutti si vede, bravo. Non girare la testa se non la copri con la coda. Si sente il foto, Ferruccio, un altro anno e un anno positivo? Beh, sinceramente qualche dubbio, vedendo il tabellone iniziale, qualche dubbio l'avevo sinceramente. Poi man mano che le partite andavano avanti, andavano ai turni, ho visto che le atlete che non conoscevo, i quali che mi creavano dei dubbi, invece atlete di assoluto valore, e come l'ho detto poi nel piccolo discorso, io sono sicuro che queste due ragazze dalla finale faranno carriera sicuramente, perché hanno le capacità, hanno la grinta, hanno voglia di soffrire. Pertanto nell'insieme è stato un torneo positivo e anche poco faticoso, perché il tempo ci ha aiutato, e che non è una cosa indifferente, se non piove insomma si fa anche meno fatica e il torneo viene meglio. Ringrazio. Beh, ringraziamenti io farei che il mio sindaco qui davanti che mi guarda, perché se non mi guardasse lo ringrazierei comunque, e pertanto io grazie a tutta l'amministrazione comunale, sinceramente li abbiamo vicini anche nei momenti un po' critici, e ce ne sono tanti purtroppo al giorno d'oggi, sempre di più, e naturalmente tutti gli sponsor, prima di tutto la signora Ines Prandelli, che è una sportiva vera. Oltre che ricordare i cari, aiuta anche lo sport, aiuta i giovani. Giuliana, il significato di questa vittoria per voi? Ganaste di vuelta contro tu rival l'Argentina? Bueno, creo que fue una gran semana el haber jugado con ella, ya nos conocemos, creo que fue un buen partido, un poco nerviosas, pero bueno, creo que al final el triunfo fue para mí y nada, muy contenta de haber ganado. ¿En qué momento te diste cuenta que el partido era tuyo? Bueno, la verdad estuvo muy, muy parejo, ella ganaba puntos, yo ganaba puntos, en el tercero ya cuando estaba arriba tenía una diferencia, me sentía con más confianza en el 4 igual y ahí pude aprovechar y ahí sentí que podía ganar. ¿Y ahora qué haces? Nada, ahorita descanso, disfruto un poco del torneo. La próxima semana jugaba un 25.000, pero jugaba quali, entonces no lo pude jugar. Así que la próxima semana juego Innsbruck en Future también. Entonces espero que tenga buenos resultados como esta semana. Ah, dale, buenísimo eso. ¿Empiezo? Bueno, me llamo Catalina Pela, soy de Bahía Blanca, Argentina, y estoy acá en el torneo de Brescia. Lamentablemente no pude ganar la final. Juliana Misardson, bueno, mi contraria, pudo jugar mejor que yo, así que se lo merece. Y bueno, realmente me encanta Italia, me encantó Brescia y espero volver. Coméntame tú por qué el proyecto este en Europa, ¿desde cuánto tiempo que estás? Estoy hace 2 meses, el miércoles me vuelvo para Argentina y creo que volveré en septiembre o octubre a jugar torneos 25.000 y bueno, siempre hay que venir a Europa, lamentablemente, porque en Argentina no se hacen muchos torneos y estos 2 últimos meses no había nada y te obliga a venir a Europa, pero bueno, es hermoso, no me puedo ni quejar. ¿Algún ídolo en especial? Sharapova, sí. Sharapova. Sí, sí, pero me gusta Sharapova. Allora, el momento del análisis técnico un poquito più a freddo, diciamo, en el senso que tú comunque ci credevi a questa vittoria, la tua lieva sta giocando bene. Sì, sì, diciamo che sicuramente è una partita difficile, perché sono ragazze che si conoscono da quando hanno 12 anni, quindi le emozioni fanno. Diciamo hanno una parte importante, però comunque Giuliana stava giocando meglio, quindi la ritenevo anche leggermente più forte. Sicuramente alcune scelte che ha fatto in alcuni momenti ce le ha sbagliate, per quello del secondo set
l'ho portato a casa l'altra, però dopo nel terzo set ha alzato il livello di gioco e quindi è riuscito a tenere una buona, cioè soprattutto a livello tattico, di mantenere un certo ordine in quello che stava facendo. Parlami del tuo lavoro a Verona. Allora, io sono a Verona, adesso ho un progetto dopo aver finito di lavorare con la Schiavone, nel quale stiamo cercando di portare l'esperienza verso i giovani, ad esempio come Giuliana. Alleno anche Giulia Remondina, che è una bresciana, e quindi stiamo lavorando e facendo delle cose, come ad esempio abbiamo costruito anche dei campi nuovi in cemento Play-It. Stiamo facendo anche, abbiamo una foresteria dove i ragazzi stanno dentro, quindi stiamo cercando di farli vivere il tennis da professionisti in modo tale che abbiano l'opportunità in 3, 4, 5 anni di crescita di vedere e di provare poi a fare i giocatori. Per quelli che non ti conoscono, racconta di dove vieni, dal tuo background. Sì. Tu di Tandil non sei? Sì, sono di Tandil. Sì. Io sono di Tandil, quindi della patria del tennis, diciamo così, da dove sono venuti fuori Zabaleta, Monaco, Pérez Soldán, Franco Davin, ultimamente Del Potro, ma anche giocatori che non sono tanto conosciuti come Junqueira o Maxi González, e anche tanti allenatori come Infantino, come Franco Davin adesso fa l'allenatore di Del Potro, quindi io sono stato allenatore della Schiavone, quindi diciamo che ho queste esperienze. Sono stato anche primo maestro di Zabaleta e di Monaco quando erano bambini, quindi diciamo che insomma ci siamo dati da fare.